Perché la corretta costante di Planck è 66 per 10 alla 35 joule per secondo. La costante di Planck oggi è stimata ingiustamente in 66 virgola rotti, alla dimensione di 10 alla meno 35 joule moltiplicati a secondi. Anche in questo caso il prodotto tra l'energia della materia e quella della sua antimateria è l'unità 1 per 10 alla meno 35 joule moltiplicato il secondo, oppure è a quella dimensione l'unità data da 66 sessantaseiesimi, laddove poi 66 elevato a meno 1 deve incrementarsi del vincolo unitario certo 0,11024, mentre è incerto quello 85 tra parentesi. Infatti un 66esimo, che è uguale a 0,15 periodico, sommato al vincolo determina lo 0,26176 con l'incerto 36, che oggi è aggiunto al 66 in maniera impropria nella costante di Planck. Il vincolo 0,11024 certo riguarda la massa decima, il tempo centesimo e le 24 ore di 2 elevato a 10 uguale 1024, che mostra tutte le masse dello spazio 1000 assieme alle 24 ore totali della loro rotazione, alla dimensione di 10 elevato a 10 mezzi, ossia a 5, che è quella unitaria dell'aspetto elettrico, ossia magnetico. Come il ciclo assoluto 10 è incrementato a 66 nel numero intero dell'energia materiale, allo stesso modo il valore inverso di 66 elevato a meno 1 di quei 66 esimi che hanno rilevanza antimateriale è incrementato del vincolo certo 0,11024, e questo vale per il principio fondamentale che io sostengo, in base al quale, fissata qual è la giusta dimensione di una costante in relazione al chilo, se è riferita alla massa, a quella dimensione il valore è unitario se moltiplica la quantità di materia per quella corrispondente di antimateria, oppure è dato da n ennesimi, in cui n è il quantitativo reale materiale, mentre il valore ennesimo è il quantitativo inverso. Ora, come nella parte unitaria il riferimento unitario è sempre dato dal ciclo 10, e se noi valutiamo la costante a quella dimensione come 66, leggiamo un valore maggiorato, allo stesso modo il valore ennesimo deve essere maggiorato del vincolo, il vincolo geometrico a quella dimensione. Resta solo da capire perché la dimensione 10 alla meno 35 è la giusta dimensione unitaria per la costante di Planck. 10 alla 35 è il prodotto tra 10 alla 7, che è tutto il movimento della massa 10 al cubo dentro il metro, che equivale a 10 elevato a 10 unità di spazio atomico, quindi 10 alla 7 esprime tutto il movimento della massa unitaria, che deve muoversi per tutta la quantità elettrica. Tutta la quantità elettrica sappiamo che è 10 elevato a 5. Ma se noi avessimo il prodotto
10 alla 7 per 10 alla 5, noi avremmo un totale riferimento che è dato da 10 elevato a 7 più 5, 12. In questo caso invece non abbiamo un prodotto tra potenze, ma la potenza di una potenza, ossia 10 elevato a 7, che è tutto il movimento del volume, deve elevarsi alle 5 dimensioni che sono quelle elettriche. Per cui 10 elevato a 35 è tutto il movimento elettromagnetico nella sua unità. A livello atomico il valore è l'inverso di 10 elevato a 35 ed è 10 elevato a meno 35. Quindi alla dimensione 10 elevato a meno 35 noi abbiamo che la posizione della virgola ci precisa esattamente 66 quantità intere come quelle della materia, mentre invece 66 elevato a meno 1, ossia un 66esimo, è il tempo unitario a cui va aggiunto il vincolo, in questo caso, giacché nella parte intera noi al ciclo 10 avevamo aggiunto energia fino a portare il numero a 66.